Scempi ogni giorno, pagine nazionali, pagine esernine. Scempi in silenzio, non è per me, non è per te. Me lo concedi? Voglio essere qualcuno. Me lo permetti? Voglio esserlo. Ora lotto per diventare quello che potrei essere. Ascoltami. Ci fu una manifestazione femminista dove le femministe scesero in piazza a Roma con degli zoccoli per protestare e dai carabinieri quegli zoccoli furono visti come armi e alcune di loro furono, diciamo, denunciate perché possedevano queste armi. Oggi noi abbiamo fatto questo slogan provocatorio perché le escort sono zoccole, non incentiviamo le termini, non incentiviamo con termini, diciamo, inglesi, no? Questo mestiere più vecchio del mondo, ma che nel Parlamento e nelle varie istituzioni non devono rappresentarci perché non ci rappresentano, punto e basta. Penso che noi ci siamo riunite, abbiamo riunito questa piazza con l'obiettivo di dimostrare la nostra dignità. Nostre amiche o compagne sono discriminate perché loro prendono uno stipendio inferiore al nostro. Non sono mai scese in piazza, mai! Abbiamo fatto sempre da sole. Comunque, il problema qui, io sono qui anche per arricchire questa piazza, perché questa piazza voglio che sia ricca di voci, di dibattiti, di pensieri. Più diversi sono, più ricca è questa manifestazione. Ma non ci dobbiamo mai stancare, perché la libertà va messa al mondo ogni giorno e così le relazioni tra uomo e donna, se non vengono contrattate ogni giorno, rivitalizzate, è chiaro che si arriva poi alla rottura, alla violenza, alla morte, alla criminalità affettiva. Allora, la presenza di noi uomini, diciamo, oggi è fondamentale più che mai per evitare, insomma, che si corre il rischio, come negli anni 70, di ridurre la manifestazione allo sfogo di alcune isteriche con ciabatte e bigodini. Diciamo che... E quindi è fondamentale che noi uomini diamo una mano, perché comunque noi uomini siamo, a costo anche di sembrare retorico, insomma, siamo sempre nati da donne e molto spesso abbiamo sorelle. E però bisogna protestare anche contro un'altra prostituzione, forse, che è molto più subdola, e che è la prostituzione intellettuale, che riguarda molti. Che riguarda molto anche gli uomini. E quindi mi riferisco ad esempio ai giornalisti inseriti nel libro paga di politici, del politico. Che si stendono sui libri, esatto. E non eletti dai poteri. E mi sono sentita chiamata in causa perché ormai non se ne può più della mercificazione della dignità delle donne e ormai l'Italia è diventata un mercato in cui tutti si mettono in vendita e c'è qualcuno che compra sempre senza alcun rispetto delle leggi e della Costituzione. Noi dobbiamo dimostrare al mondo che l'Italia non è l'Italia di Rubi, né l'Italia della Sant'Anché o l'Italia della Carfagna. L'Italia è l'Italia delle donne per bene che ogni giorno lavorano e che hanno una dignità che deve essere rispettata. Quindi noi questo che dobbiamo dimostrare al mondo. Perché per me esistono due categorie di uomini: gli uomini che amano e rispettano le donne e i macellai che pensano che le donne siano solo carne da banco da esporre alle televisioni, al pubblico ludibrio, diciamo. E io non capisco perché uno si indigna quando una persona che gestisce la prostituzione viene scoperta e quando uno lo fa a livello istituzionale poi tutti dicono no, è la privacy, è un reato, la prostituzione minorile è un reato, come la concussione,
Altro che privacy, altro che privacy! Perché se ammazziamo qualcuno dentro casa nostra... No, mi scusi, è privacy, non è reato, mi dispiace. Che le parole ieri di Giuliano Ferrara facevano ribrezzo ed erano delle sciocchezze almeno grandi quanto la sua mole fisica. Mi dispiace, però è così. Perché Giuliano Ferrara ha detto che noi uomini e voi donne che oggi siamo qui riuniti siamo dei puritani. No, Ferrara, esiste un modo in cui noi tutti esprimiamo la sessualità che è sano e genuino, è il vostro che è malato e deviante, perché noi le donne le amiamo e non le paghiamo. No, io sono venuto qui perché come controtendenza, perché secondo me quell'uomo lo dobbiamo difendere, noi uomini dobbiamo difenderci, dobbiamo riprenderci ciò che è nostro, le donne. Ieri ho parlato con la mia ragazza, ho fatto Cateri che sta a fa? E io no, mi sono letta questo libro sulla situazione della donna in Afghanistan, queste donne che vengono stuprate, torturate, tu che stai facendo? No, io sto davanti a Studio Sport, cioè, ma oh, cioè, tutto bene per te, no? Cioè, che cazzo, perché mi devi fare sti discorsi così? E fa, ma tu lo sai che la donna viene sfruttata ogni giorno di più? Siamo continuamente in tensione, massacrate e sottopagate. Quando abbiamo pure un bimbo incinta, ci levano dal lavoro e ci pagano di meno, dobbiamo lavorare pure a nero. E io ho fatto, ma tu lo sai che il Napoli ieri ha vinto e stiamo a 3 punti dal Milan? Sta a 3 punti dal Milan? Mi metti ansia con queste cose? Cioè, per favore, dai. Quest'uomo si è concentrato sul bunga bunga, che è un antichissimo rito di fertilità femminile. Cioè, non dobbiamo scherzare. E poi pure noi, il nostro uomini, cioè, dico pure noi, no? Noi uomini non possiamo prostituirci a nostra volta. Una cosa è tanta, a me va bene. Vado a comprare veramente 4 kg di mollette al cinese che costano pure di meno, la faccio tornare una ventenne, la faccio tornare una qua, sarà come farmi una ventenne. Possiamo essere veramente orgogliosi di queste giovani e brillanti menti che oggi sono in piazza con noi. Le donne sono come mele sugli alberi, le migliori sono in cima. La maggior parte degli uomini non vuole arrivare alle migliori perché ha paura di cadere e farsi male. E così preferisce quelle che sono cadute a terra e che, pur non essendo così buone, sono facili da raggiungere. A volte le mele che stanno in cima all'albero pensano che ci sia qualcosa di sbagliato in loro, quando in realtà sono semplicemente meravigliose. Devono essere pazienti e aspettare che qualcuno che comprende il loro valore sia così coraggioso a tal punto da arrampicarsi fino in cima all'albero. A volte basta poco per perdersi, ma basta altrettanto poco per ritrovare noi stesse e la nostra dignità di donne. Amatevi. Adesso abbiamo altri due interventi di due amici delle donne. Si prostituisce per soldi. Lo accetto, insomma, purtroppo apro le braccia e dico, vabbè, è puttana che ci può fare. Però io la donna che si prostituisce e poi diventa ministro, o diventa assessore, o va a rappresentare me, quello non lo tollero. Io penso che su questo ci dobbiamo soffermare. La donna puttana resta puttana, cioè, sono cazzi suoi. Però la donna non può andare a rappresentarci come il ministro Carfagna. Io non voglio offendere alle pari opportunità, belle pari opportunità, cioè le donne che valgono sono loro che devono andare avanti. Quindi quando sono stato eletto segretario mi è arrivata una telefonata del segretario provinciale del PD di Messina, mi ha detto, senti, vedi di mettere un po' di ragazze, giusto per fare numero, sai, fa un bel effetto. Ho detto va bene, insomma abbiamo messo un po' di ragazze. Questo è il problema, nei partiti c'è la tendenza a lasciare i posti, cioè proprio per dire c'è la rappresentanza femminile, non è così, siete voi donne che dovrete prendervi i posti, non ve li dobbiamo lasciare noi. Non sono neanche amico delle donne, né nemico, sono semplicemente una persona che cerca di osservare cosa sta facendo e come molti di noi in qualche modo è stupefatto, ma non più di tanto, voglio dire, perché secondo me stiamo assistendo a qualcosa che non è semplicemente altro che una esasperazione di fenomeni già molto molto presenti nella nostra società, alcuni dei quali sono dei fenomeni, come dire, storici, atavici, no? Che conosciamo bene. Ma una cosa sulla quale vorrei farvi riflettere è che sono questi stessi soggetti che sono stati i primi a ribellarsi, da Veronica Lario, dalla guerra, dalla Daddario e le altre, perché sono quelle che hanno visto per primi
il re nudo, non nel senso letterario naturalmente, ma in senso metaforico. Non a caso oggi noi viviamo una situazione che dal punto di vista simbolico vive in Arcore e in altri posti di quel tipo là, ma dal punto di vista pratico questo processo avviene nelle fabbriche, avviene a Mirafiori, avviene a Pomigliano, avviene in tutti i posti dove vengono sfruttate le braccia e i corpi degli uomini e delle donne, senza differenze. Anche quando esce dall'acqua o sta sui manifesti, credendo di essere libera di fare quello che vuole, fa esattamente l'unica cosa che può fare, quella che gli fanno fare gli altri. E questo è un teorema talmente chiaro. Oggi noi chiamiamo meravigliosa questa nostra manifestazione, viva Dio! Una provincia quanto piccola, 90.000 abitanti, che porta in piazza un mucchietto di persone che sono sempre le stesse. Guardiamoci in faccia, non prendiamo in giro nessuno, porca miseria! E quelle che stanno qui sono le poche fortunate che non hanno il controllore o non hanno il politico di turno che le dice stai a casa, perché poi bene che vada ci vado io in piazza. Allora, il senso di questo mio scritto è, chiudo. Nel mio ufficio, e immagino anche negli altri, da anni si pratica il Dunga Dunga, che è la stessa cosa del Bunga Bunga, solo che da noi c'è un tifoso della Fiorentina che amava Dunga, un giocatore, e allora noi, per onorare questa sua volontà da tifoso, l'abbiamo chiamato Dunga Dunga. Chiaramente noi ci possiamo permettere soltanto non le rubi, non le catia, non le cinzia, quelle con la H o senza H, quelle carine, ci possiamo permettere Immacolata, Vincenzina, Maria Concetta, che magari non sono di Haiti, non sono di altri paesi esotici, ma sono di, che ne so, dell'Acqua Solfa, di Sepino, di Sant'Agapito, e però quelle sono e quelle ci teniamo. A che cosa vuole addivenire questo mio scritto? Voglio chiedere in forma pubblica e ufficiale al Ministro della Funzione Pubblica, Brunetta, e quindi al suo capo, un adeguamento stipendiale, perché noi dobbiamo poterci permettere esattamente le stesse cose che si permettono loro con i soldi pubblici, perché attenzione, non le pagano con i soldi privati, li pagano con i lauti compensi che prendono per stare a quel posto. Allora io devo stare al mio posto, non mi accontento più di Vincenzina e voglio un adeguamento stipendiale per permettermi anche io la mia rubi. Questo è quello che dirò.